La sacra banana dorata andava portata in salvo in VR e solo Pogodoggo poteva farlo, anche se è un imbecille, visto che come sempre ha rovinato tutto. Voi non avete idea di quello che è successo in questo video. Ho pianto dalle risate e non solo. Stavo per cadere anche nella vita reale, vi rendete conto? Secondo voi riuscirò a portare in salvo questo oggetto dorato che mi farà diventare ricco senza morire 300 volte? E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Ehi ehi ehi, buongiorno pasticcini al miele, io sono un esploratore di Tom. Sì, ho capito, devo afferrare il mio cappello, è inutile che me lo dici, levati. Mamma mia, altro che Indiana Jones, oggi vivrete le magiche avventure di Pogo Jones. Ho anche uno zaino ho capito, non mi interessa, che faccio? Lo metto dietro. Ok, forse il tutorial l'avrei dovuto seguire. Lo metto dietro. Perfetto, ho equipaggiato il mio zaino. Lo prendo. E qui ho tutto. Letteralmente c'è scritto tutto. Reliquie, manufatti. Possiamo rubare le cose fatte a mano. I manufatti. Oppure le cose di Emanuele. Cioè i manufatti. Abbiamo la wishlist. Ah, perché questa è una demo. Quindi poi è da comprare il gioco. Va bene, poi si vedrà. Qui dentro c'è un sacco a pelo. Che schifo, ci sono i peli di quale animale? Oh, lì c'è una piramide. Nel senso, c'è il simbolo di una piramide. Non so se vedete il simbolo di una piramide. Pensavo mi avesse morso una bestia, invece è la mia vita sul braccio. Ah, io Indiana Johnny accocciato. Lo so, veramente si dice accovacciato. Io Indiana Johnny o Pogo Jones. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto nei commenti se preferite Indiana Johnny di Johnny, quel Johnny nostro, oppure Pogo Jones. Siamo qui nelle rovine del Mazza quando so grosse Massachusetts. Queste sono zanzare. No, no, che primo qua a Foggia è pieno di zanzare, ci manca solo nei giochi. Mamma, spero che mi abbia messo lo spray nello zaino. Non mi ha messo niente, se ne è scordata. Salto! Aspetta, questo mi serve. Come si salta? Premendo B. Ah, ok, così si salta. Grazie, magica pergamena. Io adesso impazzisco. Chissà quali misteri ci aspettano. Si può anche scavalcare. Wow, che bello. No, quella non è la canzone di Indiana Jones. Ok, posso arrampicarmi. Guarda qua. Io sono Bear Grylls e sto scalando una montagna fatta di montagne, dove i briganti di paglia bevono paglia in stalle di paglia. Mi sto facendo male alle braccia, ma io sono Bear Grylls. No, sono perso, sono vivo. Guarda il tempio di Kakalampur. C'è caca pure quella addirittura. Ok, ah, posso saltare. No, va bene, guarda. Io ho imparato. Sono un imbecille maledetto. Ho imparato dai migliori. Uno, due. Ho giocato al gioco dove dovevo arrampicarmi. E non era neanche in VR. Qui, dove sono proprio io a dovermi arrampicare. Pogo Jones. Mi sa che tutto questo caldo mi ha fatto male. Oh mamma mia, piano, devo arrivare lì. Non ci sono mostri o altre cose brutte? Perché la copertina del gioco mostrava un verme con una lancia. Quindi per favore. Oh, saving! Mi sta salvando, grazie piccolo menu incorporato nel cervello. Ok, grazie, posso scendere. Che dolore alle braccia. 1, 2, 3. Vai, andiamo! Qua dobbiamo dobbiamo camminare così. Allora, queste rocce sono state scavate ben 27.000 anni ieri. Quindi sentite l'odore. Che puzza, sicuramente ci ha cacato un animale. Va bene, non fa niente. Noi siamo esploratori, siamo abituati alla puzza del caco. Perfetto, saliamo, stiamo salendo sempre di più. Io so salire anche in verticale. Aspetta, premi sinistra, premi sinistra, joystick giù per sprint. Ma che vuol... Che ho aperto il menu, leva. Che vuol dire premi joystick sinistra giù? Sinistra giù. Questa è una piramide. Ma? C'è il teletrasporto. Ma? Che cos'è? Vabbè, sinistra giù. Io corro in verticale.
ce la fa! Sono il re del mondo! Fatemi entrare nel sacro tempio! Mi fate entrare... Oh, guarda! Lì forse possiamo entrare... Un attimo, ho dato il pugno al muro! Guarda, guarda, guarda qua che cosa so fare! Voi lo sapete fare! Solo Bear Grylls può! Corre, corre! E poi fa un salto felino! Guarda! Oh, salto! Avete visto? Ho anche anticipato la sacra pergamena che mi compare! Forse un'antica maledizione! Boom! 360! Mamma mia! Art of Ninjutsu! Ok, inventario più ascia. Tieni premuto X, seleziona l'ascia e rilascia per generarla. Tieni premuto X, sinistra. Ancora con sto menu. Levati. Aspetta, tieni premuto X. Ok, ascia, ascia e rilascia. Wow, bellissima. Porco te, ci sono, scusa, questo è una flare, che cos'è, vabbè, no. Oh, lascia, l'ho lasciato, aspetta, questo che cos'è invece, aspetta, una torcia, si è spenta la torcia, questa torcia, guarda, sono mangiafuoco, visto, aspetta che la mangio, no, non funziona, teleferica, va bene, equipaggia l'ascia dal menu, salta e agganciala alla corda, mamma mia come finisce male questa roba, ma questa la posso prendere, grazie, vabbè, comunque, ce l'ho sempre nell'inventario, oh, guarda, la posso generare, altro che spade laser, ok, come la aggancio, aspetta, prima di morire, salta e agganciala, no, non funziona, aspetta, salta e agganciala, Indiana Jones! Che figo! Ma è bello! Scendi! Non scendi! Ragazzi, c'è stato una piccola problema. A posto! Eccomi qua! Nella sacra tomba di Re Kakamut IV, colui che cacò ben 4 volte rispetto ai suoi predecessori punti di controllo. Ah, questi sono i punti di controllo. Che devo fare? C'è un'incisione qui. Devo premere tasto? Ho premuto tasto. E mo? Sto premendo. Kakamut, cacami. Ok, ah, guarda, lì c'è una specie. Mi è apparsa la mano dalla bocca. Cos'è sta roba? Vuole che io posizioni delle antiche sculture vasali sopra a questi e probabilmente si apre questo. Oh, c'è un foglietto. Che cosa c'è scritto? Aspetta, we don't forget. Basta dirmi che devo comprare il gioco. Mamma mia. Allora, bisogna capire come salire qui sopra. Vediamo se possiamo rompere il gioco. Perfetto. Vai, rompiamo il gioco. Posso prendere queste rocce? No, questo qua non si... Ah, c'è proprio un muro invisibile. Pure inviarmi mette il muro invisibile. Ok, dobbiamo arrivare lì sopra. Qua? C'è qualcosa? Guarda, che bello! Re Kakamut IV sapeva proprio il fatto suo. Ok, mi serve una torcia. Guarda che bello. Spero che non ci siano mostri qui intorno. Oltre a me stesso, immagino. Ok. Ah, qua serve per andare da quella parte. Perché quella teleferica passa da lì. Ma ce n'è una che va lì. E una che scende dall'altra parte. Oh, no. Però se mi cade anche la torcia, guarda le mie mani come brillano. Ok, ciao amici. C'è nessuno. Torcia a fuoco. Sì, ce l'ho già in mano, levati, basta. L'ho presa la torcia. Che schifo. Calabroni. No, me li sento tutti addosso. Schifo. Ok, ce l'ho fatta. Ah, mi amici, buongiorno. Tutto bene? Posso passare? Oh no. Non è una specie di rituale. Ok, tieni premuto trigger per rimuovere. Rimuovere che cosa? Rimuovere che cosa sto rimuovendo? Non ho capito. Devo appoggiare questo. Sono un po' confuso, sapete? Cioè, devo saltare? Devo rimuovere? Che cosa? Aspetta! Che schifo! Aia! C'erano degli spuntoni! E quindi che devo fare? Mette la torcia. Aspetta, sono con i piedi dentro. Allora, ma bisogna capire che cosa devo rimuovere. Questo. Rimuovo questo. Che cosa si deve fare con sta roba? Da qualche parte c'è la piramide. Ciao amici. Illuminazione arrampicata. Equipaggia la luce blu dal menu quick slot. Aspetta. Questa. Sono al buio. E la metto sulla spalla. Aspetta. La posso mettere sulla spalla sinistra. Giusto? L'ho messa sulla spalla sinistra. Quindi adesso mi muovo. Perfetto. Oh, che schifo. Oh, no, per favore. Da che parte devo andare? Qui però c'è una scalinata. Ok, forse devo fare qualcosa qui su. E là? C'è nessuno? Ok, ma se, il mio braccio. Ma se io... aspetta un attimo. Ok, questo muro non serve a niente. Quella che cosa dovrebbe servire? Ok, devo scalare questo muro. Via torcia. Ce l'ho ancora la luce equipaggiata? No, non ce l'ho la luce equipaggiata. Sì, uno stupido. Equipaggia la luce. Molto bene. E adesso scaliamo. Mamma mia, ragazzi, che avventura. Vi sa proprio di Pogo Indiana Jones. Mamma mia.
Mamma mia. No, ma lei ci vuole veramente Spider-Man. Ma che è? Spider-Pork? Il soffitto? Tu mi spork. Spider-Pork. Quanti di voi si ricordano di Spider-Pork dei Simpson? Oh, però devo dire che sono veramente bravo. Ok, ok. Lì c'è una moneta. Come fa? No, 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 l'ho preso al volo. L'ho preso al volo. Come faccio a salire? E non posso... leva. Non posso salire. Moneta. Non posso prendere la moneta, va bene. Non fa niente. Lì c'è un'altra moneta. È pieno di monete. Potrei diventare ricco. No, no, no. Io piuttosto mi ammazzo. Piano, per favore. Piano, per favore. Ok, giriamo. Non c'è problema. Io sono un esploratore esperto. Uncharted key. Io lo posso fare anche ad occhi chiusi. Ecco, magari li chiudo dopo. Ok, scusa, dov'è? Ah, si continua sopra. Quindi è una specie di scorciatoia. Molto interessante. Chissà dove ci porterà. Dove? No, 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 no. Io a breve. Mi tuffo. Lì, ok? Guarda che c'ho le gambe spezzate. Allora, posso farcela. È solo un'arrampicata in verticale sopra il soffitto. Ma è solo un'arrampicata. Dove sto andando? Ecco dove devo arrivare. Dove c'è la corda? Io, esploratore professionista, non posso farmi sconfiggere da queste stupide rocce. Ok, ok. Una mano dopo l'altra. Una mano dopo l'altra con gentilezza. Tanto a quanto pare non si rompono. Tanto a quanto pare ho i muscoli di Danny Lazzarin per due. Visto che riesco ad appendermi a queste pietre. Piano, piano. Ok, ok. Raga, mi sto cagando addosso. Ok, ok, mo? Oh no, la corda? No, c'è il muro di casa. Aspetta, no raga, aspetta. L'ho presa, ok? Saliamo ragazzi, saliamo. Posso farcela, dove siamo? Non lo so, ok? Allora, da questa parte finisce il muro. Aspetta, ah ok, devo prenderli per poi fare così. Oh, ce l'ho fatta, dammi la torcia. Perfetto, siamo entrati. Via. Guarda come si apre. C'è un vaso. Non ci posso credere. C'è un vaso. E mo? Ok, questo potrebbe essere un leggero problema. Ma dite che riesco a fare una cosa del genere. Vai. Sì. Allora, a che cosa corrisponde questo? Eccolo. Questo, tu stupido imbecille che non sei, ti spacco la testa. Salta. Salta. Bravo. Mettilo qua. Giusto? Così. Sì. Diventato verde. Ok. E poi dove sta? Mi sono cagato addosso. E poi lì sopra ci sono altri tesori. Ma quanto è grosso sto posto? Ma poi, oh, ti ho detto che devi camminare, imbecille di un esploratore che sarei me stesso. What? Ragazzi, cos'è sta roba? Scusate, metti la torcia. Che cos'è? L'ho premuta, ok? Ho premuto una leva. Questa leva che cosa ha fatto? Sto iniziando a leggermente cagarmi addosso. Ci sono altre leve nelle vicinanze? Ok, fammi vedere qui dentro. Qui dentro però mi sa che non c'è niente. E infatti, ma perché non passa qui? Ok, non c'è niente, si sale sopra. Vabbè, questo esploratore è un idiota. Che qua non c'è. No, non posso cadere giù, vero? Che bello, non posso cadere. Sì, però no, come che... Ma no, ma perché non posso cadere giù? Scusa, ma io volevo cadere giù. Ma manca fa così, però. Come faccio ad ammazzarmi se c'è un muro invisibile? Guarda, è un muro invisibile. Questo ponte è praticabile. È un muro invisibile dappertutto. Sono rinchiuso qui per sempre. No, vi prego, datemi una mano. Al prossimo video.